tutti, questo è il primo Get Ready With Me che giro vestita da casa, perché effettivamente devo prepararmi, devo uscire, non ho tantissimo tempo. Ho già fatto la base viso e sto cercando di sistemare le sopracciglia, visto che le ho disegnate malissimo, ma insomma facciamo finta di niente, anche perché non è che io debba fare chissà che, diciamo che mi sto truccando abbondantemente e anche inutilmente. Però vi è piaciuto tantissimo il make up che indossavo nel video di shopping con i saldi, e quindi lo riprodurrò solo per voi e spero in un quarto d'ora massimo, perché veramente se no la mia amica mi ammazza. Quest'anno mi sono ribellata e non vi ho fatto vedere i miei regali di Natale e di compleanno, però vi dico che il make up che farò oggi insieme a voi, rispondendo tra l'altro ad alcune domande che mi avete lasciato su Instagram, è fatto con la Desert Dusk di Huda Beauty, e questa palette me l'ha regalata Virginia per il mio compleanno, quindi insomma cominciamo subito perché altrimenti io non ce la faccio. Allora prendo un pennello a sfumatura che ho pulito da pochissimo con il brush cleanser di MAC, e quindi è praticamente ancora bagnato, è tutto cosato. Allora prendo un mask, insomma questo colore qua, da questa palette. Ne vale la pena di acquistare questa palette? A me piace, diciamo che è estremamente polverosa, cioè praticamente tutti i colori non shimmer, comunque tipo tutti i colori satinati sono belli soltanto se bagnati. Niente, oggi ho deciso di fare questa cosa un po' improvvisata qua nel mio vanity perché non avevo voglia di mettere luci, cose, mettermi appiccicata al muro perché faccio video. Forse un giorno ve lo farò vedere come faccio video. Comunque niente, non c'avevo voglia. Mi spiace soltanto che vedrete, cioè sentirete tantissimi rumori perché sono praticamente accanto alla finestra e quindi sentirete tutto il traffico. È tutto. Comunque niente, sto sfumando questo ombretto. In realtà questo make-up non è difficilissimo. L'unica cosa tristissima è che mi è esploso / finito l'eyeliner preferito di NYX. Cioè il mio, non quello di NYX. L'Epic Ink. L'ultima volta che mi sono truccata l'ho messo, considerato il fatto che per adesso mi sono fissata che devo sempre mettere l'eyeliner perché mi piace tantissimo e mi completa il make-up, cosa che prima non facevo. L'ultima volta che l'ho messo si è aperto in tutto l'occhio, è stata una cosa orrenda, quindi oggi userò un eyeliner di mia madre perché io praticamente non ne ho altri e non lo so. Adesso prendo Amber, che è un color terracotta, mattone, un bel colore, e lo sfumo praticamente sopra musk. Scusate se mi vedete con i capelli così, con queste pinzettine, però oggi è la prima volta che faccio questi nuovi capelli un po' mossi e niente, boh, ho detto vabbè, cioè diciamo che me ne frego adesso, la piastra la voglio usare, se la voglio usare la uso, quando si rovinano i capelli li taglio, mi frega più niente. Sicuramente non riuscirò mai a farli allungare perché io vi dico, avevo i capelli troppo rovinati, in realtà non è che fossero troppo rovinati, cioè per me, per i miei standard erano troppo rovinati, perché se io vedo 1/2 doppie punte per me è una tragedia, perché i capelli o sono sani e belli, oppure, cioè o sono sani e quindi sono belli, oppure sono lunghi a matula. Ovviamente assolutamente un mio pensiero, cioè poi chi se ne frega. Comunque i capelli acconciati, quando uno si acconcia sempre i capelli, se li fa sempre mossi con la piastra, o c'ha i capelli spessi come mia madre, oppure ce li ha rovinati per forza. Sono curiosissima di sapere come ha i capelli Chiara Ferragni da vicino. A questo punto prendo Saffron, però lo prendo con un pennellino un po' più piccolino e lo metto nell'angolo esterno, ma pochissimo, perché tanto comunque poi metterò sopra un marrone scuro, perché sono un Claxon di continuo. Quindi metto Saffron nell'angolo esterno, è veramente un colore particolarissimo, perché sembra tipo un bordeaux, non lo so, è veramente un bel colore che io non avevo. Riprendo il pennello da sfumatura di prima, mi spiace. Qua diciamo che io sono molto abituata ai Claxon, ma mi rendo conto che in video potrebbe dare fastidio. E quindi sfumo questo Saffron. Adesso cercherò di rispondere ad alcune domande che mi avete fatto su Instagram. Ma prima, per tutte quelle che sono curiose di vedere la mia stanza, perché io lo so che voi volete vedere la mia stanza, vi dico che la stanza è finita. L'unica cosa da completare era la mia scrivania, nel senso che non so se vi ricordate, ma la scrivania me la sono composta io, perché ho preso il piano di lavoro,
c'è un moscerino da Leroy Merlin. Niente, mi sa che prendo Saffron e comunque lo sfumo un po' di più. Vabbè, sfumiamo, sfumiamo. Quindi il piano di lavoro l'ho preso da Leroy Merlin, mentre i cassettoni, le cassettiere sotto, cassettoni, vabbè, li ho presi da Ikea. E fondamentalmente mi servono perché contengono i miei trucchi, cioè non c'è praticamente niente di documenti, cose, soltanto un cassettino, tra l'altro di quelli piccoli. Mentre sopra la scrivania ho aggiunto 3 mensole, forse voi ne avevate viste solo 2 su Instagram, una l'ho aggiunta da poco, diciamo è stato mio padre che ne ha messa una, mentre le altre 2 le avevano messe quelli di Ikea. È inutile dire che mi fido di più di quelli di Ikea. A questo punto prendo... Oud, credo, sempre con quel pennellino piccolino da sfumatura, e rispondo ad una domanda che mi ha fatto Giada Luo92. Giada, ti mando un bacio grande. Lei mi dice: vedere i tuoi video mi mette sempre di buon umore, sei sempre super sorridente e simpatica. È un lato del tuo carattere o è perché non ti piace far vedere il tuo lato debole? È una domanda che mi ha fatto troppo sorridere, per questo ho voluto prenderla, ho voluto rispondere. Chiaramente io sono una persona assolutamente normale, quindi come tutte, durante la... anzi forse sono un po' peggio delle altre persone, perché durante la giornata io riesco ad alternare una quantità di stati d'animo e umori che veramente starmi dietro è difficile. Poi voi mi dite: come mai non sei fidanzata? Probabilmente anche per questo, perché non sono una persona particolarmente semplice. E, cioè io passo dall'essere super felice all'essere super triste, all'essere troppo nervosa, all'essere una piagnucolona. Veramente, cioè, è difficile starmi accanto. Infatti io comunque dico, mi lamento tanto, però mia madre è palesemente una santa. Non è che mi nascondo facendomi vedere sorridente, cioè la maggior parte delle persone che mi conosce è difficile che mi abbia vista triste oppure lagnona, piagnona, non lo so, non so neanche come si dice, però è difficile che mi vedano così, è semplicemente perché non mi piace trasmettere alla gente che non conosco tantissimo delle sensazioni negative. Preferisco che il rapporto rimanga probabilmente un po' più superficiale, però che rimanga leggero, che ci sia sempre un clima positivo. E quindi questa è una cosa che mi piace, cioè non è che lo faccio per nascondermi, semplicemente perché negatività genera negatività. Quando tu invece sei sorridente, anche se in realtà non stai benissimo, vedi sorridere, cioè sorridi, il sorriso chiama sorriso, l'altra persona sorride e si rallegra tutto. Prendo un altro po' di Oud, metto sempre nell'angolo esterno, questa volta non lo sfumo molto, lo porto anche un po' più al centro. Ilaria Annie, ciao Ilaria, mi dice: come ti va di data tra 20 anni? Ma io tra 20 anni ci avrò 43 anni. E io spero di avere 2 figli, veramente spero di non fare i figli troppo tardi, e poi vorrei essere veramente molto ricca, molto ricca e molto felice. Beh, forse felicità e ricchezza non vanno di pari passo, però quando sei ricco comunque puoi anche essere triste. Com'era quella frase? Meglio piangere su una limousine che su una 600 scassata. No, vabbè, comunque spero di avere una famiglia da qua a 20 anni, spero di essere soddisfatta. Cioè per me non c'è cosa più brutta dell'insoddisfazione. Va bene che l'insoddisfazione è una condizione che ci cerchiamo e ci creiamo e ci attribuiamo da soli, però spero di non essere insoddisfatta e ve lo auguro, cioè vi auguro di essere sempre soddisfatti di tutto ciò che facciate. Credo che la chiave sia non avere, essere ambiziosi, ma non avere sempre aspirazioni al top, cioè ovviamente poi dipende dal carattere, però se uno aspira troppo in alto non ce la fa. Non lo so, boh, almeno per me è così. Devo cercare di aspirare al mezzo, così se arrivo sopra la metà sto bene. Se arrivo sotto vuol dire che mi sono impegnata pochissimo. Riprendo Oud e lo metto giù sotto le ciglia inferiori. Ogni volta che metto un ombretto sotto le ciglia inferiori mi viene in mente Gabriella, J'adore le make up, perché tipo quando la seguivo, quando ero praticamente minuscola, diceva sempre che lei alzava le ciglia e metteva l'ombretto perché aveva le ciglia lunghe. Ed è una cosa che ovviamente faccio anch'io perché ho le ciglia lunghe. A questo punto con un pennello pulito sfumo i bordi di questa bella opera d'arte che ho fatto, semplicemente perché lo sapete che probabilmente io non mi so truccare, però sicuramente so sfumare.
quando poi vedo delle chiazzette, riprendo l'altro pennello e sfumo, 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 sfumo. Tra l'altro oggi ho anche gli occhi gonfi, quindi non avrei dovuto girare questo video. Però dai, facciamoci un po' di compagnia. E adesso prendo lui, che praticamente fa il make-up, che è il retro... Salè, si chiama retro... Retrograde, probably, I don't know. Soltanto che preso senza essere bagnato è uno schifo, quindi lo prendo e lo bagno con uno spray fissante. Quello che utilizzo in questo momento è quello di Urban Decay, ma in realtà solitamente uso il Fix Plus, giusto perché non mi piace, quindi lo utilizzo per bagnare le cose. Bianca Mazz mi dice: ci parli della tua maturità? E allora a questo punto io credo che da questo momento in poi io vi parlerò soltanto della mia maturità. Cioè, guardate che top questo ombretto, è una cosa allucinante, ha una quantità di riflessi paurosi. Somiglia molto a Blue Brown di MAC, anche se io non l'ho mai avuto Blue Brown, ho avuto Club, che non era il Blue Brown, era il pigmento, mentre Club era l'ombretto. Vabbè, comunque sto divagando. La mia maturità è stata una tragedia. Chi mi segue su Instagram probabilmente lo sa, perché in qualche diretta sicuramente io l'avrò raccontato. Ma la mia maturità è stata una tragedia. Questo non vuol dire che se voi state per fare la maturità la vostra sarà una tragedia. No, perché generalmente alla maturità, anche se si instaura per tutto l'anno un clima di terrore, i professori aiutano. Riprendo retrograde e lo metto anche un pochino sotto. Però non nel condotto lacrimale, non so neanche se si dice così. Lo metto proprio qua un po' sotto per dare un po' di luce. Perché qui è sotto l'arcata sopraccigliale, metterò un ombretto chiaro, panna, che in questa palette non c'è, quindi lo prendo da un'altra palette. Lo prendo dalla Naked Basics 1 e prendo il colore Foxy, che è tipo forse il colore più scavato che ho nella mia makeup collection. Quindi la mia maturità è stata una tragedia. Perché? Perché purtroppo, vabbè, insomma, forse un giorno vi parlerò della mia, non lo so, situazione assurda, scolastica, ma sono capitata in una scuola, l'anno della maturità, che non era una scuola ben vista dai professori esterni al momento della maturità. Metto un attimo in stand-by gli occhi, perché tanto poi devo fare solo eyeliner e mascara, e prendo una cipria. Io sto usando la Make Up For Ever HD, però compatta, questa è una mini size. E niente, quindi diciamo che la cosa tragica della mia maturità è stata che non abbiamo avuto alcun tipo di aiuto, o meglio, i nostri professori interni ce l'hanno messa tutta per aiutarci, però gli esterni si sono molto accaniti nei nostri confronti, tant'è che veramente i bocciati sono stati tantissimi, i voti sono stati veramente bassi. Poi a me il voto di maturità non è servito a niente. Ora, mi ricordo che forse il mio è stato il primo anno in cui serviva a fare punteggio per poi poter accedere cose, test, ipno di Mulac. Però devo dirvi che a me non è servito a niente. Nessuno nella vita poi vi dirà: quanto hai preso la maturità? Perché... No, veramente. Ovviamente dipende anche da cosa fate, perché se fai il liceo classico come me, non so se lo sapete tutti, cioè l'ho fatto, non lo faccio più, diciamo che non ti serve a moltissimo avere soltanto il diploma, devi praticamente per forza iscriverti all'università, e quindi forse poi un giorno mi chiederanno: che voto hai avuto alla laurea? Ma non sarà neanche il voto della triennale che vorranno sapere. Quindi se quest'anno siete di maturità, non preoccupatevi. Se posso darvi un consiglio, quello che ho fatto io, che mi ha reso, diciamo, il lavoro di studio piuttosto semplice, è stato quello di prendere molti appunti in classe. Io prendevo sempre molti, è una cosa che faccio comunque anche all'università ogni tanto, quando non quando mi va. Io prendevo appunti in classe e poi quando tornavo a casa, così a tempo perso, quando avevo voglia di studiare, quindi pochissime volte, facevo un sunto tra gli appunti presi in classe, quindi tra le cose dette dai professori, e quello che c'era scritto sul libro. E quindi io e la mia compagna di banco avevamo quaderni pieni di cose da studiare, e poi era facilissimo studiare, perché ovviamente noi ce le riscrivevamo in modo piuttosto semplice le cose. Adesso sto usando Climax di Mulac,
Sapete che è il mio blush preferito. Sempre con lo stesso pennello. Questo è un pennello che si chiama 139, forse, di MAC, che ho comprato milioni di anni fa ed è un pennello orrendo. Non capisco come mai io l'abbia comprato e sono quasi certa che non comprerò mai più pennelli di MAC nella mia vita. Cioè, questo pennello non ha mai smesso di perdere setole, non ha mai smesso di perdere colore. E quindi niente, poi alla maturità ci siamo trovate tutti questi quaderni pieni di cose che comunque in modo molto 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 semplificato avevamo già studiato ed è stato piuttosto semplice. Io mi ricordo il mio quaderno di latino, di letteratura latina. Era una Pasqua, quel quaderno era bellissimo, mi piaceva troppo, mi vantavo tantissimo. La materia che più odiavo a scuola era la filosofia, tant'è che quando io vedo persone che sono proprio iscritte all'università in filosofia, io le guardo come a dire, certo che siete strani voi. È arrivato il momento dell'eyeliner. Io mi sento male. Mia madre ha sto eyeliner che è di Wet n Wild, con un applicatore gigantesco. Mi sa che lo metterò off camera. Boh, vabbè ragazzi, è una tragedia. Ma che razza di mascara, cioè che razza di eyeliner è? Quando facevo la linea e poi passavo sopra per, non lo so, riempire qualche buchino, mi si sgretolava tutto quello che avevo fatto. Quindi insomma è venuto uno schifo. Facciamo finta di niente. Adesso prendo, no, come si chiama? L'illuminante della palette di luci e ombre in polveri, sempre di MULAC. Questo per adesso è il mio illuminante preferito. Non ho idea di come si chiami. È un illuminante tipo oro rosa, che in realtà sembrerebbe non starci niente, però secondo me sta bene con la mia pelle. Non so, che io ho la pelle un po' doratina. Mi piace, secondo me d'estate sarà favoloso, ma credo di averlo già utilizzato d'estate. Praticamente ho messo l'illuminator, certo, l'illuminante su un brufolo. E quindi adesso sono più contenta. Metto pure sul naso. Un po' qui. No, vabbè, ma sto eyeliner è uno schifo. Questo è perché voi mi dite, Gloria, come fai a metterti l'eyeliner così bene? Adesso prendo il Paradise Extreme. Ah no, Ecstatic. Ma perché io l'ho sempre chiamato Extreme? Non lo so. Comunque prendo questo mascara che dovrebbe essere tipo dupe del Better Than Sex. Io col Better Than Sex non mi trovo bene. Questo mascara, diciamo, non è malissimo, però forse è che non provo il Better Than Sex da un sacco di tempo. In tutto questo voi vedete che questa cosa che ho fatto qua con l'eyeliner serviva a farlo scrivere, vero? Cioè, impressionante. E comunque niente, a scuola, la maturità, beh, comunque a prescindere dall'esame in sé, che cioè il mio orale non è stato difficile. Mi ricordo che il tema l'ho fatto veramente, cioè a me è sempre piaciuto scrivere, sono sempre stata portata, bravissima, fantastica. Professore, se stai guardando questo video, scrivilo qua sotto come facevo, come ti facevo piangere quando facevo i tempi. Io e il mio professore di italiano siamo amici. E niente, quindi il mio tema è stato bello, tant'è che avevo preso il massimo dei voti. La seconda prova, che era la versione di latino, per me è stata una tragedia, perché io speravo di poter farla collaborando con un mio compagno, che era quello con cui collaboravo ogni anno durante le versioni di latino, perché ovviamente noi ci stavamo organizzando in vista dell'esame di maturità, visto che, diciamocelo, comunque funziona così. Se collabori riesci, in due è meglio di uno quasi sempre. E niente, quindi alla fine il mio compagno, questo ragazzo, era seduto da un'altra parte rispetto a come avevamo concordato, perché noi avevamo detto i più bravi si mettono dietro così passano, ma evidentemente qualcuno ha deciso che non era equa questa disposizione dei posti e quindi io praticamente ero seduta davanti. Mi ricordo che dopo 10 minuti dalla versione di legge, cioè dall'inizio del tempo, sono scoppiata a piangere perché niente, vabbè, comunque ero anche in una situazione un po' strana perché mia madre non stava bene, quindi ero sotto stress, ma di base non sapevo fare la versione. Comunque poi nella versione, alla fine, la sufficienza da sola sono riuscita a prenderla e devo dire che io comunque me la sono sempre cavata con le versioni, mi piacevano, non mi dispiacevano, però non era difficile, però non lo so, comunque, vabbè, mi sono anche impanicata piuttosto. E niente, poi che cosa? Ah, e poi la terza prova, una barzelletta, perché la terza prova
c'era geografia astronomica, che era una materia che mi faceva schifo, io non l'ho mai usata, non avevo neanche il libro. E avevo studiato dal libro di un mio compagno, credo che soltanto un mio compagno avesse il libro di geografia astronomica, e sapevo soltanto le rocce, ma non è che le sapevo, le avevo studiate nel primo semestre, e quindi io mi ero fatta interrogare, vabbè, non diciamolo, comunque niente, non sapevo niente di geografia astronomica, neanche nella mia tesina, cioè nella mia tesina c'erano due righe da sapere, delle cose di geografia astronomica, per il resto non c'era niente. Mia madre mi diceva, ma senti, ma siccome stai parlando delle stelle doppie, che erano davvero due righe, ma che fate, la vuoi studiare la parte delle stelle? Io no, vabbè, senti, non mi frega niente. Ovviamente quella me l'ha chiesta, però per fortuna questa professoressa esterna era ancora più dolce della mia professoressa interna di geografia astronomica, cioè della mia professoressa di geografia astronomica, e quindi niente. E niente, la terza prova praticamente di geografia astronomica ho improvvisato avverbi. Cioè ragazze, io sono fortissima con l'uso degli avverbi. Il mio orale poi è stato una passeggiata. Cioè dopo tutto quello stress, ci sta? Ma sì. Dopo tutto quello stress, alla fine l'orale non è stato per niente difficilissimo come mi aspettavo. E vuoi perché comunque avevo totalizzato un tot di punti allo scritto, tale per cui non volevano massacrarmi. Beh, comunque una serie di cose alla fine... Non mi è dispiaciuto, però gli scritti sono stati veramente una tragedia. E questo è perché non potevamo minimamente parlare tra di noi. È stato bocciato un mio compagno durante la versione di latino. Insomma, un clima di terrore. Adesso io prendo questo rossetto, che è il Velvet Teddy di MAC, che ce l'ho fatta. Questo rossetto è veramente confortevole, è matte nel senso che proprio il finish è opaco, però dà una sensazione molto bella sulle labbra. Sarà che io sono completamente disabituata all'utilizzo dei rossetti, praticamente con l'avvento dei rossetti liquidi e rossetti così in stick insomma non me li sono più cagata. Ha un odore favoloso, mi piace tantissimo. Forse con queste luci sembra che non ci stia il colore, in realtà sta bene perché riprende molto bene i colori della sfumatura. Ok, io sono pronta, vi faccio vedere cosa indosso, forse è carino, però proprio velocissimamente. Ho questo maglioncino di H&M che se lo trovate non lo comprate minimamente, perché questo filo che sembra carino perché sbrilluccicoso in realtà cade dappertutto, è prodicchia, tanto che mi ha fatto venire un'irritazione sul petto, sono stata per un sacco di tempo piena di puntine. E poi ho questi pantaloni di Ciniglia, oddio non si vedono, rosino di Zara, ma che ho acquistato tipo a, sai quando compro le cose con i saldi a 7 euro qualche anno fa. Adesso metto lo spray texture tonic di Aveda, che è tipo perfetto, cioè capelli sporchi di mare. Ma non perché dà le beach waves, ma perché gli dà proprio una texture ai capelli, quindi un po' si bagnano, un po' si asciuga subito. Niente, mi piace. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un pollice in su e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Se avete qualche domanda da farmi, avete voglia che io risponda in un Get Ready With Me. Ovviamente mi avete fatto un sacco di domande, io vi ringrazio tanto 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 tanto, però non sono riuscita a rispondere a tutte. E comunque mi piace rispondere a quelle un po' più interessanti, quelle un po' più stravaganti, oppure tipo ad alcune random. Quindi se avete qualche domanda da farmi, scrivetemela. E comunque seguitemi su Instagram, perché certe volte ve lo chiedo. Io vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto. XOXO, la retro!